Buonasera. Con questa musichina, molto chill, possiamo dare inizio al nostro viaggio. Hello. Ditemi se i volumi sono a posto, se mi si sente, se la musica è troppo alta. Era altissima, oggi l'ho aperto per vedere se un attimo se funzionava tutto, mi ha sparato nelle orecchie, ero sordo. Sono emozionato. New game. Allora, che bello, questa è la mia prima volta che gioco effettivamente al gioco originale, tra l'altro, di Yumenicki, quindi voglio capire tutti i segreti che nasconde. Vediamo subito che... No, non vuole uscire, no. Ho fatto i miei studi, mi sono informato e ho visto che lo stesso creatore del gioco diceva proprio: guarda, questo è un walking simulator, qui si cammina e basta, esplora i mondi, vedi che trovi e niente. Qui c'è la TV, qui c'è il naso e vediamo se sono bravo. No. Allora, devo saltare proprio. No, dai. Direi che possiamo iniziare. Siamo fuori, è cambiato il cielo. Ma questo non è lo stesso posto di prima. Qui possiamo uscire. In tazza natalizia, sì, molto Natale. C'è dell'acqua dentro però. Senza indugio su segugio, direi qui. Inizia l'esperienza. Cose che volano nello sfondo, ok. Ciao. Ciao amico. Ecco un altro amico, Rosa. Ciao. Mi ha fantasmato, attenzione. Ok, camminiamo. Mi sono già perso totalmente. Ok, qui c'è un dei totem. Se sentite rumori è perché ho la finestra aperta, mi ha fatto... No, ho perso i fantasmini. What the fuck is happening? No, aspetta, ci torniamo dopo. Commenti su YouTube di gente che diceva: sì, io sono finito in questo posto letteralmente perdendomi. Ma quale destra, la mia o la tua? Eccolo. Oh, l'ho trovato. Ok, allora i fantasmini non mi sono serviti. Ah, grazie. Per l'amor del cielo. Orca bestia! No. Cos'è sto coso? Lo tocco. Do! Mi ha preso. No, mi ha intrappolato per sempre. No! Cosa succede? Non posso fare niente. Preso. Ci riproviamo. Girare più su, vabbè, dopo ci vediamo. C'è una rana. Ciao rana. Sì! Vedi? Ho preso la rana, sì. Sono una rana. E cosa fa la rana? Dietro. Ah! Via scemo. Allora, riproviamo a entrare qua con la rana. E vedi, per esempio questo è un mondo chiuso. Cioè, non è propriamente un mondo. Ecco la stronza. Assolutamente toccare il cosino. Eccolo. No. Ah, stronza, mi fai trick per prendermi. Buonasera, come sta? Che si dice a casa, tutto bene? Beh, vaffanculo. Passeggiata. È già qui, madonna santa. Stealth. Ce l'ho fatta, tiè, stronza. Yes. Ok, siamo in un mondo di... boh, lava. Buonasera, lei... Not amused. Qui c'è una piazzola. Ancora qui stai. Vai, prova a prendermi qua. Guarda che capisce come uscire da lì. Ah, mi ha preso.
Ehi! Lo sapevo che era qualcosa di diverso. Ai mondi piace cambiare. Niente, sono bloccato. Però secondo me questo passaggio, questo hint di una strada sotto, non lo so. Ci torneremo. Vado a dormire con la TV così, metti che, boh, ispira. Vabbè, non c'è nella TV, che mi hai detto prima. Un occhio. Va bene, diciamo che questo l'abbiamo esplorato. Andiamo qua. Ok, comunque sì, ho visto, conosco questo mondo. Ok. Numeri a caso. 9, 9, 9, 9. Qui c'è un codice binario, qui c'è una porta surrealista. Ok. Questi mondi nei mondi. Che piccolo lui. Occhio. C'è un'altra Madoski che dorme. Ok, affascinante. Inaspettato, devo dire. Chiusa nell'armadio, piccola, sì, piccolina. Sembra che non ci si sia chiusa lei. Magari una, un riflesso di se stessa. Yes! Ah, lampada! Qui è ancora la TV accesa, basta. Basta televisione. Ah, è mattina. Guarda che. È l'alba quasi, cioè, guarda che luce. Che pace, che. Eh? L'evento. E adesso? Adesso? Quando ti svegli alle 6 dopo una notte di incubi, guardi fuori che fa ancora fresco e per un attimo ti senti in pace. Qui io pensavo che questa porta ci mandasse al mondo in cui stavamo prima. Ehi, ci sono. Aspetta, aspetta. Ci sono degli amici. Ciao. Che cos'è? La scoteca? È la scoteca? La scoteca! Eh? Non ho mai visto questo mondo qui, cioè non. Simpatico. Immagina fare un sogno così. Cioè tu vai a dormire e sogni questa roba e tipo. Oh, è un flipper triste. Mi riconosco un po' anche in lui, eh. Lui è mio amico. Dopo di essersi svegliato alle 6 e guardato l'alba, aveva un languorino, ha aperto il frigo e c'era solo peperonato. E basta. E poi è tornato a dormire subito, immediatamente dopo averla mangiata. E questo è il risultato, vedi, è una storia, va avanti, mezzogiorno, topi morti. Che palle. Questa è una porta segreta, lo so, no, niente. Saprei neanche come interpretarla, se interpretarla, sta roba. Ecco. Teabag. Scusa. Delle gocce rosse, di sicuramente vernice. Ciao, cosino numero 2, interagisco con te. No, mi ha riportato qui! Ah, ma l'avevo visto prima! Ah, ok, questi sono tutti collegati. Bello. Ecco, questo è quando. Questo è quando fai un sogno e in cui succede qualcosa, una roba. E tipo, che ne so, la settimana dopo, come dire a caso, fai un altro sogno. Che è collegato, cioè tu nel sogno sei sicuro che è un continuo del sogno della settimana prima. A me succede sempre in continuazione. Che poi vai a sapere che cazzo di collegamenti, magari non è vero niente, però. Però nel sogno sei sicuro al 100% che sia un continuo della volta scorsa. Oh, ho anche un uovo. Oh, eccolo! Yes! Sì! Totalmente a caso. La porticina rossa. Questa, immagino. Quella piccola. Ah, è vero che è un po' più piccola. È vero, è un po' più bassa. Mo' tutto a destra. Oh, bestia, che cazzo, dove sono? Trovi la bici e vai fast, sì, infatti. Ma che cazzo. Cosa sto guardando? Ok, quindi questa è l'LSD. Va bene, oggi proprio.
fanno tutti un suono diverso, ma impazzisco. È un angelo di Evangelion, che roba è? Dio mio. Dove sta ora? C'era il coso davanti, non lo vedevo. Eccola. Sì. Sì, abbiamo la bici. Ora è tutta un'altra vita, guarda. Vedi come impazzisce. Ta 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 ta, guarda quanti uguali tutti in fila. Brava Mado. Un posto. Un ascensore. Ma dove vai? Prendila! Per l'amor del cielo! Salve? Si è incazzata tantissimo, scusa? Oppure, più probabilmente, una batteria rallentatissima. Ok, questo mi ricordo. Qui c'è l'omino... Porta creatura, a forma di cosa. Però è tantissimo. Una canzone di Yosobi, palesemente. Oh, questo è bello pieno di roba, mi piace. Il succhino. Ciao succhino. No, è caduto. No. È tornato a posto. Dove scappi? No. Ecco, non posso più uscire. No, ho fatto la cagata, non posso più uscire. Perché non ci ho pensato? Dai! Vabbè. Niente, tocca uscire. Ho rotto il gioco. Ho rotto la mappa tantissimo. Che collo lungo. Ma come si è? Se vado di qua. Attenzione, c'è un buco. È un buco che porta alla foresta. La medusa. Allora, qui ci stiamo perdendo però. Non posso tornare indietro. Quante cose succedono? Aiuto! Ok, sì, posso solo andare qua. Lì non so se ci si può arrivare, quindi per ora andiamo qua. No, mi sono perso. Vedi quando diceva appunto la gente che dice ha trovato sto posto? Boh, non so come. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Era questo il posto. A caso, completamente a caso, così, come andava giocato. Era questo il posto. Credo che questa che abbiamo fatto ora sia l'unico modo per arrivarci. Boh.
Che culo raro nel deserto bianco così, infatti. Cioè, ma come abbiamo fatto? Ho veramente girato a caso. Non c'è neanche la musica, è super inquietante. Omino. Destra o sinistra? Ah, è uguale. Ok. Ritroveremo il modo di tornarci, sicuramente. Ciao. Ti do fastidio? Ti do fastidio per caso? Ti do fastidio? Ah, ci si può arrivare da lui, non ho capito. Però è bello. Oh, è di nuovo qua. E mo come scendo? E mo come scendo? Ma scusami. Ah, grazie. E allora va bene così. Ciao. Ah, c'è l'alba, tra l'altro, di nuovo. Bene, let's go. Dream Diary. Ed eccoci qua, ben due, non uno, ma due salvataggi. È un gioco chill, alla fine. Chill. A parte, cioè, ci sono momenti, però vabbè. Ha detto anche Kikiyama, ha detto anche il suo creatore. È un gioco, no, tranquillo, non è un horror, non fa paura. E noi gli crediamo. Madoski, girati. Ecco, si è girata. Allora, partitina Nasu. Ok. Allora, io faccio cagare, però sto gioco è... Ma perché ha lo stesso, ha proprio il coso dei giochi vecchi, che tipo se non sei precisamente sul pixel che gli sta bene, se non salti nell'esatto istante, poi non salta abbastanza in fretta per riprenderla, è più bastardo di quel che sembri. Andiamo a riposare, sì, piacerebbe a Mado riposare. Non fa molto Monster & Co. questa parte del Nexus. Cioè, con le porte così messe nel nulla che ti teletrasportano in mondi incredibili. Che buio. E la cosa bella è che Monster & Co. è uscito nel 2002, 2003, giù di lì. E questo gioco è del 2004. Non dico che si sia necessariamente ispirato, però comunque non mi lamenterei. Però è buffo come più o meno lo stesso periodo abbiamo avuto la stessa idea. È possibile anche quello, cioè. Vai a sapere. Ok, siamo nel mondo buio. Il mondo scuro. E guarda chi abbiamo qui. Dove vai? Niente, loro non fanno nulla, si muovono così. Il trucco è, l'ho capito, è non andare sempre nella stessa direzione. Ormai inizia a capire come ragiona. Non credo che faccia... Ah già, io ho la bici. Perché stavo usando la torcia, ma io ho la bici. Sto così, non vedo una mazza. Aiuto! Forse l'effetto più OP di tutto il gioco. Ah, bello, così cambia mano. Non lo sapevo. Ok, abbiamo il coltello. Ma non lo useremo. Non ancora. Ho in mente altri piani. Evil. Così bello, mi piace. Un coltello così abbandonato nel nulla, non c'è niente attorno, immagino. Qui sembrano due mani, però. Anzi, sono palesemente due mani. Oh, ciao. Un piccolo amico. Che, qua. Quanto agitato? Ehi. Io quando devo fare troppe cose, ho la stessa faccia e mi muovo allo stesso modo. Sì, è tipo. Dove? Aspetta. Ha fatto quel... No, merda. Ah, la cucina. No, aspetta. Devo prendere... Aspetta. Ah, no. Ma dov'è? Tardi, presto, presto, tardi. Guarda come mi si avvicina. Carino, simpatico. Cioè, allora... Sarebbe interessante un gioco del genere provarlo con qualcuno che sa come... scientificamente, diciamo... io ne so, qualche psicologo
che sa come interpretare i sogni proprio delle persone. E quindi chi dici che Kikiyama non sia tipo un appassionato di questa roba qua? Uno che sa tantissime cose in realtà, perché c'è un sacco di riferimenti più svariati, quindi... Perché comunque c'è, per quanto possibile, uno studio dietro ai sogni. Neanche una cosa che mi ha sempre parecchio affascinato. Tipo, sai, no, quei simbolismi che un po'... che un po' si ritrovano un po' in tutti, un po' nel background di tutti. Perché in genere vuol dire che... Non sto andando a nessuno, è tutto buio. Sto cercando il sole nell'abisso. Non vedo niente, è ancora buio. Madoski, perché cerchi il sole nell'abisso? Ah, continua a seguirmi, ma che bello, ho un pet. Scusa amico, però ora devo cambiare mondo. Però ci vediamo, eh. Tanto vedo che sei abbastanza indaffarato, cioè un sacco di cose da fare. Ma tu va? Oh, con calma però, con calma. Anche meno droga nell'animo. Insomma, sarebbe figo saperne di più. Oppure potrebbe semplicemente essere tutto a caso e lui semplicemente, boh, voleva fare un gioco con i mostri e dice, ah, metto queste creature qui. Ah, che bello. La gente si chiederà per anni che cosa vuol dire, in realtà è tutto inventato a caso. Okay. Ah, madonna, è un labirinto sto posto, ok. Oh, e guarda chi c'è lì. Le baracche. L'oroscopo, ah, sei sognato questa cosa, i numeri. Quanto mi piace sta musica. Con Sandy comunque l'altro giorno stavamo guardando cose, così, generiche, e tantissimi elementi di Humanic che sono cose artistiche, quindi magari uno studente d'arte. È vero, ci sono un sacco di riferimenti all'arte moderna, ho visto qualcosa. Il succhino, che sembra un quadro di Dalì, e c'è un altro personaggio che sembra un quadro di tipo Miro. Quindi nella scoteca faceva molto Kandinsky, molto arte moderna, novecento andante. E anche, credo, un appassionato di Messico, perché è tutto molto messicano, se ci pensi qua. Tipo, no? Sognare persone con la faccia bucata. Significato, sai, quei sogni che si fanno abitualmente. Anche Mado è basata letteralmente su un poncho peruviano, vero? Mi ha fatto vedere, sì. C'è questo poncho antico con i quadrettini, tipo la sua felpa. Però, insomma, beh, ha fatto un bel mondo, comunque. È figo. Era per... Ah, posso entrare nelle case, giusto? Io che non ci penso. Oh no, mi seguono con lo sguardo. Ah, questo significa essere osservati, sentirsi osservati costantemente. Che non è una bella sensazione. Dove sono? Tetti in amianto come a Pirri, benissimo, proprio ottimo. Ok, un posto con degli arazzi, sempre simili al messicano. Simile azteco. La risposta semplice è no, non ha una trama. Però la puoi creare. È un videogioco Ikea, te lo compri e poi lo costruisci, esatto. Praticamente, sì. Ah, ecco, dovevo prenderla da davanti. C'è detta così. Long hair, ok. Ok, semplicemente si è sciolta le trecce. Comunque, è carina, ma... Mi sono affezionato a vederla così. Per me è una perfetta rappresentazione di un parrucchiere, sì. Con lo stesso effetto. Che poi ti guardi e dici... Non li immaginavo proprio così. Forse lei, ecco, infatti è più chiara. Yes! Blonde. Carina. Ah, preferisco. Grazie, signor parrucchiere. Quanto fa? 100 euro. Più o meno. Giù nel tombino. Giù per il tubo. Ok, siamo nelle fogne. Ma c'è un piroro. Cosa fai lì? Pazzo. Ah. Oh sì, qua c'erano i disegni. Mamma mia, che impressione. Così qui c'è la galleria d'arte moderna. Lui? Un boy in incognito? C'è un uomo con un omino con una mano gigante. Va bene. Creature bizzarre che sputano fuoco.
Oh. Mi presento, sono Madoski. Ah. Ma che carino. Devo cambiare il titolo, tipo oggi attacchi di panico. Attacchi di panico. Ok, preferisco non soffermarmi su cosa sia questo oggetto. Certo. Tanto non ci tornerò mai qui. Raga, io ve lo dico, col coltello inizia la Genocide Run. È finita. È finita per tutti. Ecco, ora sono io il padrone di questa stanza. Mulini. Non mulini, insomma, pale eoliche, tipo. Lei? Dove mi porta? Mi porta indietro. Aiuto! Quanti giri deve fare uno per... È finita! Non avete capito. Ma no, scusa. Tanto ci torno, rispawnerà sicuramente. Posso fare nulla qui? Nulla, nulla? Ok. Ah, siamo tornati qui. C'è ancora i disegni? Altro che, questo faceva paurissima. Ah, è tornato, vedi? Vedi che rispawnano? Dai, non sono così cattivo. Ah, c'è qualcosa. Guarda dove sono tornato. Guarda dove sono tornato. C'è il nostro amico invisibile. Ciao. Parso da una... Cioè, ero tornato a casa. Ah. Si può tornare al deserto bianco, quindi? Che culo, sì. È possibile anche da qua, allora. Niente, io col deserto bianco... Devo venire qua per forza. Uffa, Tommy, ma che culo che hai. A sto punto ne approfitto. Io so che con lui devo fare qualcosa. Purtroppo. Allora, bro, niente di personale, eh? Moneta. Era una moneta quella, chiaramente. Perché sei stronzo? No, serviva per qualcosa, per venire qua forse. Perché l'altra volta non ci faceva andare qui. Riusciva dall'altra parte, me lo ricordo. Quel coso rosso che riappare da un altro lato del deserto che esce fuori. Sembra una lingua, una cosa strana. Un'altra opera d'arte, un'installazione. Questa è un'installazione di arte moderna, chiaramente. Piedi con patate. Ecco, dove l'avevo visto? Perché è un evento. Sono teste volanti che... È un evento particolare. Ci sono queste teste che volano, con cui però non puoi interagire, perché appena... Scivano via. Volano via proprio. Niente, non puoi fare nient'altro fondamentalmente, era solo questo, però. Ok. Comunque, un uomo e una donna che gridano. Qualche traumino? Qualche... Cosa ci nascondi, Mado? Hm? Cosa ci nascondi nel tuo background? Mamma e papà, capiamo. Fiamme, parti del corpo, volti. Mamma e papà hanno un nuovo bebè. Ih! Come puoi dire una cosa strana? Comunque sì. Saranno dei familiari, persone che ha conosciuto? Questo è un labirinto, posso sbucare in posti mai visti prima? Qui c'è Monoko. Non credo succeda niente se l'accoltello. Ti è stronza. No, infatti, semplicemente come tutti gli altri. Dai, si respawna. Regà, i sogni lucidi. Mai fatto i sogni lucidi? Quelli in cui all'improvviso realizzi che sei in un sogno, sempre rimanendo nel sogno, e quindi dici: faccio quel cazzo che mi pare, perché tanto boh. È tutto frutto della mia immaginazione, non sta succedendo davvero. Ecco. Fai così e poi un giorno scopri che stai veramente rapinando una banca. Sì, così scopri che sei sonnambulo. Tutto a un tratto.
E ti svegli e stai cercando di stebbare con una carota, tipo, non so, il tuo compagno, il tuo coinquilino, tipo, bro, cosa stai facendo? Non la mangio più la peperonata alle 2 di notte, scusami. E siamo tornati qui. E rieccoci. Questo è l'evento più difficile del mondo, credi? Ok, voglio tornare qua. Ma quindi c'è un finale, tra virgolette? Sì, c'è un finale. Non spoileriamo, perché bisogna arrivarci. Devi raccogliere tutti gli effetti in tutti i mondi, insomma, tutti quelli che li hanno, e poi devi tornare nel Nexus, lì dove ci sono tutte le porte, e mollarli lì. E poi non diciamo oltre. Pissi pissino? Wendy? Tesara? Non farlo. Eccolo. Sei mio. Che scompare. E scompare proprio quando tiro fuori il coltello. Modo di passare. Però sicuramente era di qua. Non in loop, cioè questo è proprio un labirinto. Qui la festa? La festa? E come salta il volume? Buonasera. Guarda, c'è gli onigiri. Guarda come sono felici. Eh sì, sembrano proprio divertirsi. E tu che fai? Non puoi passare. Non è che mi dai una mano? No, perché sono un attimo. Sì, no, ecco, se mi potevi dare una mano a passare, perché. Ah, guarda! So suonare anch'io. Sono anche le stesse note. È la stessa tonalità, sì, sempre quella. Dai, mi fate passare. Dai, dai. Siamo amici? No, un coltello, eh? Spacco la faccia. Vai, vieni un po' più vicino, eh? Cazzatissima, Mado, guarda. Oh no. Accia. Va bene, me ne vado. E niente, non ci hanno invitato e nulla. Comunque, allora, cioè quanto è emblematica questa è forse veramente una delle scene più emblematiche di tutto il gioco, forse. Cioè, quanto è simbolica sta cosa. Le Turning Ingen, secondo me le Turning Ingen sono tipo le ragazze, appunto, le cool girls. Non so, queste ragazze, boh, più grandi, questo ricordo di ragazze più grandi di Mado che le facevano i dispetti, appunto, no? Perché alla fine ti inseguono, se ti acchiappano ti intrappolano. Poi fanno tutte le contente qua nelle loro parti nel deserto da sole e tu non ci puoi andare, no? Cioè ti dà proprio l'idea, no? Tu sei lì, vedi la gente che si diverte, sono lì che cacchio sembrano divertirsi, sembrano passare un bel momento in compagnia e magari tu vorresti unirti a loro, però c'è qualcosa che te lo impedisce, no? Perché boh, per qualsiasi motivo, perché non ti vogliono, perché non hai abbastanza il coraggio di chiederglielo, boh. Anche il fatto che si trovi in un posto così inospitale, che vedi sto barlume di speranza e dici esatto, wow, cazzo, una festa, ma no, non puoi entrare perché non ti vogliamo. Esatto, capito. Questo, signore e signori, è lo Sky Garden. E qui è dove ci aveva bloccato la Torre Ning l'altra volta. Che bello, eh? Questo praticamente, per chi conosce Firenze, questo è il piazzale, piazzale Michelangelo. Vedi qua e vedi tutta la città di Firenze illuminata di notte, è molto figo. Questo è un posto da concerto, eh? Un po'. Chissà, magari questo è un posto in cui Madoschi andava da bambina, un posto in cui piaceva andare per sentirsi in pace con se stessa. E qui ci sono persone senza volto perché, boh, sono sconosciuti. Stargazing, esatto. E qui c'è uno scantinato. Ecco, questo è il posto preferito di.
premuto, che come ho premuto la musica, diciamo il sottofondo dello Sky Garden è sparito. E ora è tutto in silenzio. Parte. Che bello, che bello. Qui il comodo è tornare indietro. Ho cambiato il colore, prima era rosso. Ok. Non era previsto. Dopo molti posti un po' scuri, inquietanti. Calma. E poi di nuovo il terrore, ecco. Questa è la vita di Madonsky praticamente. Quello, se era un sogno, se rappresentava qualcosa, era sicuramente il posto di pace di Mado. Soprattutto i fiori rappresentava, non so, probabilmente un luogo a cui era particolarmente affezionata, che in cui andava per pacificarsi. Perché dai, anche lì il rumore e tutto diventa silenzioso, e tutto scompare. Yes, Pete Headband! Dunque sì, bello, bellissimo, bellissima scena. Non penso ci sia altro qui. E niente, allora torneremo a casa. Che carino. Però aspetta, così, giusto per dare fastidio, per rovinare tutto. Ah, dai, vado, raccogli. Non è che ti sta male, però anche Turning come istitutrice sì, ci starebbe, perché appunto ti prendono, ti mettono dove non puoi fuggire, quindi dici tipo in punizione, non lo so, quelle robe lì. Bello, lo Sky Garden apprezzo, apprezzato, che bello. E poi sai che vista da questo piano, così, ci salutiamo così. Grazie a tutti, come sempre, di essere passati. Ci sentiamo presto, alla prossima, al prossimo viaggio tra i sogni, le prossime teorie. Ciao cari, ciao belli.